perché la prossima è proprio la ragazza che ha lanciato più lontano quest'anno, Giulia Rossi. In questo momento in pedana c'è Anna Chiara Mitrano che lascia un segno là molto bene. La Mitrano arrivata qua con 46,65, se non ho visto male il martello è caduto oltre i 50 metri, ma non so. No, nulla, no. Bene, sembrava strano, probabilmente era la Rossi, infatti Giulia Rossi abbiamo detto 53,34. È in testa quindi la favorita con un lancio ben al di sotto delle sue attuali possibilità, ma intanto la mette là ed è lancio già da finale, probabilmente anche da medaglia. Fra poco dovremo avere invece le finali della gara dei 100 allievi, non ancora disponibili, dice il terminale, ma c'è solo da recuperare i tempi, niente di straordinario da fare. Mentre si è terminato quindi il lungo del decathlon, dovremmo avere la classifica dopo due gare. Sì, classifica dopo due gare del decathlon. Che dice di un qualcosa di importante, perché... perché Stefano Demo col suo 7.02 ha allungato il vantaggio, quasi 100 punti di vantaggio. Vediamo fra poco apparire la classifica. Eccolo qua, Stefano Demo 1.654 punti, gran punteggio. Poi Nonino ha una novantina di punti, quindi Carugati, che però è proprio più specialista di queste due specialità. Molto bene Davis Garbo, poi Franz e Milano Pancaldi, via via gli altri protagonisti della gara del decathlon che vedrà il prossimo evento. Il peso alle 12.30, fra una ventina di minuti anche qua due pedane. Come di consueto dovremmo essere nelle vicinanze della ufficializzazione della finale del 100, non è vero così, però c'è invece la gara del martello allieve con Aurora Rigolli. Nella gara del martello siamo a metà più o meno del primo turno di lanci di questa, di questo gruppo. Giulia Rossi in testa, 53-34, la favorita delle Fiamme Gialle Simone. Questa invece è la gara del heptathlon l'alto, siamo ancora 1,53. Adesso nella gara del martello Noemi Carminati, poi Carolani e Sasov. Tanto la Carminati fa il personale, fra poco a lanciare un'altra da oltre 50 metri Carolani e Sivon Azove, Tetica Firenze Marathon. 48,77 il personale per la Carminati che è quarta temporanea, mentre va in pedana la Colored Carol Agnès Yvonne Azove, Atletica Firenze Marathon, quest'anno 50-90 per la ragazza dalla casacca azzurra che va in pedana adesso.
Poi devono lanciare ancora fra le favorite Angelica Gentili e Vanessa Talacci, fra le migliori. È arrivata di rincorsa in pedana e scaglia la palla in rete, ma nel calcio va bene, nel martello no. Adesso Laura Lazzarato, attenzione alla ragazza della Manignana in Libertà Sudine, Capienza Cadette nel 2019, argento lo scorso anno qui a Rieti, 60-40 quest'anno il miglior lancio, seconda nelle liste italiane e molti giri per lei, azione non velocissima, martello che cade dalle parti dei 50 metri e si porta a casa intanto un posto per la finale. Quanto è 37 per la ragazza dell'Udinese Malignani. Adesso Alice Lazzaro, Spavia, altra ragazza arrivata più volte alle porte dei 50 metri senza mai superarli. Vediamo quello che sarà capace di fare al primo lancio dei tre a sua disposizione, a meno che non rientri nelle otto finaliste. Dalle parti, ancora lì, un po' meno di 50 metri per Alice, ragazza del Cuspavia. Fra poco, attenzione a Angelica Gentili, è al primo anno di categoria, ragazza ancora da formare completamente, ma lo scorso anno è stata campionessa italiana cadette proprio in questa specialità, la ragazza della ARCS Cusperugia, squadra che raduna tutte le migliori umbre al femminile, mentre da eccola Gentili, non vediamo dove cade il martello ma annulla il lancio, quindi cambia poco, chissà perché. Oh, martello che poteva valere forse la finale, boh, non so. Dovremmo avere anche fra poco i finalisti dei 100 uomini, questa invece è Karen Bongo, Sindustria Sport, che apre con un lancio un po' sotto 50 metri. Questo lancio di Mbongo, 47-01, a un paio di metri dal primato, poi Martina Tagliaventi, ma abbiamo le finali, i 100 allievi nella finale A, primo ottavo posto, Vitali, Sguotto, Longobardi, Tonella, Bandaugo, Inzoli, Arnaboldi, Arezzadori, corsie centrali veramente serrate. Nella finale B, Mattia Benente, Sollai, Menchini, Padovan, Pesce, Federer, Spiniello e Cruciotti. Per entrare nella finale A ci volevano sotto l'11.08, per la finale B sotto l'11.33. Non ci sono stati neanche ex aequo con sorteggi particolari, e questo è un bene, che non è mai bello rimanere fuori per un sorteggio, per un millesimo da una finale. Adesso martello alto dell'Heptathlon, un'ora di pranzo dove si aggiudica un titolo. ...42-56 la misura di Martina Tagliaventi, azione pedana Vanessa Talacci, atletica estense, come confermato proprio dalla stessa atleta prima di entrare in pedana, dice un attimo stiamo prendendo le
misure e la confidenza con la pedana in questo primo turno di lanci. Va sicuramente oltre i 50. È 55 e 00. Beh, una buona partenza, quella di Vanessa Talacci, attualmente in testa a questa parzialissima classifica. Siamo ancora, dobbiamo ancora terminare il turno dei primi lanci. In pedana Elena Gabellini, nuova polisportiva Consolini. Elena Gabellini, 45 e 21. E pedana Luisa Emovon del team atletico Mercurio Novara, 46 e 53 il suo personale. Mancano tre atlete alla conclusione del primo turno di lanci, poi andremo a fare un bilancio dell'alto dell'eptathlon. ...43 e 25 per lei, per l'atleta del team atletico Mercurio di Novara. In pedana la penultima atleta di questo primo turno, Miriam Botti, CUT Ferrara SD, personale di 44 e 87. Nullo. Anna Maria Solenne, Alter Atletica Locorotondo. Anche per lei, quindi andiamo a vedere un attimo al termine del primo turno di lanci qual è la situazione. Abbiamo 53 e 34 di Giulia Rossi, un 51 e 70. Si è concluso così il primo turno di lanci del martello, dove comanda un po' a sorpresa con 55 metri Vanessa Talacci, atletica estense, non perché non fosse attesa, è ragazza che ha 55-13, ma sicuramente c'erano ragazze più accreditate. Poi 53-34 Giulia Rossi e 51-76 per Marta Failacci. La una delle favorite, Laura Lazzarato, è quarta con 50-37. Nell'alto dell'eptathlon vi aggiorniamo, 1,56 la misura nel gruppo delle migliori, due errori per Aurora Bacchini, due errori anche per Matilde Carboncini, attenzione, la ragazza favorita della gara, mentre c'è in pedana Annalisa Pastore, la sua principale avversaria in teoria, che supera a 1,56 alla seconda prova, brava.
e quindi sarà da seguire anche la gara dell'alto, dove ci potrebbe essere qualcosa di importante ai fini poi della classifica generale. Naturalmente gara ancora lontanissima dal... Fra poco invece ritorneranno in pedana anche i ragazzi del Decathlon, dove è partito alla grande Stefano Demo, ragazzo dell'Atletica Canavesana, e ha messo giù le cose forte prima nei 100 e nel lungo con due gran belle prestazioni. Andremo nel peso, dove ha criticato i 13.16, migliore di lui in teoria Alberto Nonino, che ha 13.41. Qui comincerà a pagare Dazio invece Carugati, ragazzo da 10.50, sicuramente non pesista, che è in terza posizione provvisoria. E siamo al martello. Questa è Giorgia Strazzari, secondo lancio dopo il primo nullo, ragazza dell'Atletica Lugo. Dicevamo del Decathlon, dove sicuramente ci sarà duello. Fino alla fine per i due protagonisti, Nonino e Demo. Per adesso partito fortissimo Demo, Benino, Donino, Nonino, che però per adesso è secondo, quasi 100 punti di svantaggio, ma tanto tanto da fare ancora. Miglior pesista è Emanuele Pancaldi, Pontevecchio Bologna, che è tanto di un ottimo 15-20, uno dei suoi punti di forza, ma li vedremo fra poco. Adesso torniamo al martello, Martina Nardis. Anche lei fallisce purtroppo il primo tentativo, è la volta di Aurora Bacchini, Atletica 85 Faenza, Berga era dell'Atletica Piemonte. Stanno avendo un po' tutte le atlete qualche problema con questa misura di 1,59. Adesso vedremo la Irene. Irene Garbo, Fiamme Oro, Padova. E va su, e Matilde Irene Garbo è la prima a passare la misura di 1,59. È la volta di Annalisa Pastore, Atletica Stronese Nuova, Nord Affari. Molto alta, brava Annalisa Pastore, è la volta di Eleonora Favaretto, Atletica Quinto Mastella. Anche lei bene,
Quindi adesso devono dare il meglio di se stesse Bersani, Berga, Bacchini, che andranno ad affrontare il secondo tentativo, 1.59. Stella Bersani, Pro Patria Milano. In pedana Claudia Berger. Errore anche per lei, nell'altra pedana abbiamo visto un 1.56 superato, quindi anche quella seconda pedana si sta facendo ben valere, perché qui siamo ad 1.59, loro sono a 1.56, quindi sono lì. Soragna nella seconda pedana. Qui abbiamo Bacchini. Nella pedana B Carpinello ha superato la quota 1.56, qui errore della Bacchini. Allora adesso vanno al terzo tentativo la Bersani e la Berga. E Bacchini. Peccato, davvero peccato, perché era passata, il richiamo delle gambe ha fatto cadere l'asticella, termina la sua gara con alla quota di 1.56 la Stella Bersani, adesso è la volta di Claudia Berga, terzo tentativo anche per lei. Sull'altra pedana Soragna, 1.56. Peccato, veramente di poco, anche lei lascia la gara, la sua quota superata è quella di 1.56, ultimo tentativo per Aurora Bacchini. Parliamo ovviamente a questa quota. Ritorniamo in diretta seguendo Noemi Carminati, per adesso sesta nella gara del martello, ragazza della Pro Patria Busto, gara del martello che avete visto in testa, Giulia Rossi 55.07, situazione molto fluida ancora, sempre dalle parti dei 49 metri qualcosina di meno, Noemi Carminati che è arrivata qua forte di un accredito di 48.67, si è migliorata al primo lancio. È sui suoi migliori livelli la ragazza, la provincia di Varese. Mentre 48.05 rimane là, mentre nell'alto dell'Eptathlon momenti importanti. Fuori, abbiamo detto presto,
la Carboncini sopra all'1,59. Irene Garbo, Annalisa Pastore, Leonora Favaretto per punti importanti per la classifica. Adesso si va a 1,62. Irene Garbo, eccola inquadrata, la ragazza della Fiamme Oro Padova, che è sì una buona altista, ma il miglior accredito 1,64, va tranquillamente sopra l'1,62, mette da parte punti importanti per lei, che già si era ben comportata negli ostacoli, può fare su questo alto buon appoggio per lei, che è arrivata qua con un punteggio di prova multipla non esaltante, però intanto ha cominciato bene. Vediamo sia lei che la Favoretto. Che erano accreditate del punteggio al coperto. Martello allieve, Lazzarato in gabbia dopo il 50 e 50 e 37 d'apertura. Questo è il replay intanto dell'errore. Favoretto. Azzarato per adesso non soddisfatta, ragazza, quest'anno superato anche i 60 metri, campionessa italiana cadette 2 anni fa d'argento lo scorso anno qui a Rieti, questa è invece Alice Lazzaro, per ora aggrappata alla finale in 7ª posizione. E si migliora, brava la ragazza pavese, 49,57 di personale, 48,41 al primo lancio, peccato, tocca la pedana, bandiera rossa. Rimane settima. Adesso attenzione Angelica Gentili. Ha annullato il primo lancio, un po' sorpresa perché non era così corto. La campionessa italiana cadette in carica. Primo anno di categoria, cambia l'attrezzo. Adesso la ricerca di un lancio che la possa portare in finale. Per adesso ci vogliono 47,01, ma probabilmente si dovrà lanciare più lontano. Almeno a 48, se non 49, per entrare in finale, tutti là. Il secondo lancio dalle parti, ecco, là, fra i 48 e i 49, intorno ai 48, forse qualcosina di meno per la Gentili, che prova a entrare nella finale per poi giocarsi le sue carte. E che ha un personale di 51,11, 47,32, è precisamente ottava in questo momento. Eccolo qua, il risultato della Gentili. Adesso Crembongo, Assindustria Sport, che è stata appena estromessa virtualmente dalla finale, proprio da Angelica Gentili. Nell'alto 1,62, terza prova intanto per Pastore, ve la raccontiamo in radiocronaca, è salto importante per la classifica, per una di quelle che è la, fra le favorite, migliori accrediti dell'Eltathlon. Terza prova 1,62, va, brava Annalisa Pastore, si prende gli applausi della tribuna e porta altri 3 centimetri in più, una trentina di punti al suo mucchietto che serve per la classifica finale. Questa è la Ricci, tanto che Rembongo, l'occhialuta della Assindustria Sport, qualcosa da parlare, e va a 47,78, si riprende virtualmente la finale, l'ottava posizione per lei, che è arrivata qua con 49,17 di accredito. Adesso Martina Tagliaventi, mentre nell'alto si sale a 1,65 nella pedana migliore. Tanto nell'alto dell'Eptatron, per la migliore abbiamo detto 1,65, che dice di primati migliorati se superato, sia per la Garbo che per la Pastore. Questa inquadrata invece è Tagliaventi, che appena lanciato. Attenzione, Vanessa Talacci, pedana, pratica estense. Per adesso 55 metri del secondo posto provvisorio a 7 soli centimetri dalla prima posizione.
è comunque lanciato vicino al suo primato che è 55-13, lei che è terza, fu 2 anni fa fra le cadette a Forlì, lei emiliana in Romagna, sentito suonare la gabbia, lancio che va dalle parti dei 50 metri nonostante l'impatto della maniglia contro la gabbia, rimane a 55 metri quindi il suo miglior lancio. Per adesso a seconda posizione, a 7 soli centimetri dalla testa della gara di Giulia Rossi, che però in teoria è capace di ben 6 metri di più, ma fra la teoria e la pratica ce ne corre. La prossima sarà Elena Gabellini, Polisportiva Consolini. Questa è la Gabellini che per adesso è undicesima con 45-21. Mentre nell'alto 1,65 seconda prova per la Garbo, questa è sempre Gabellini. Niente da fare, bandiera rossa per Gabellini. Nell'alto Garbo, Irene Garbo, Annalisa Pastore, Nora Favaretto a confrontarci sull'1,65, un errore ciascuna, secondo errore anche per Garbo. Adesso sarà la volta di Pastore. Eccola inquadrata, la Pastore che si porta in pedana. Eccola, ragazza della Stronese, Nuova Nord Affari, provincia di Vercelli. La rincorsa di questo secondo tentativo, l'errore è subito in approccio. Per Annalisa, due errori per lei e per Irene Garbo, rosicchiano importanti punti comunque a Matilde Carboncini, prona aggiungercene altri 30, così come Leonora Favaretto, atletica Quinto Mastella, sarà lei la prossima ad andare in pedana, mentre si sta terminando il secondo turno di lanci nel martello, serie delle migliori, serie che vedrà le finaliste, eccola Eleonora Favaretto. Va, brava Leonora, 1,65 del primato, un'altra trentina di punti circa che vanno a ingrossare la sua classifica. E adesso un tentativo ciascuno per Irene Garbo, Fiamme Oro Padova, e Annalisa Pastore, Stronese Nuova Nord Affari. Si parte da Irene Garbo. La maglia è quella cremisi delle Fiamme Oro Padova, o meglio, più che la maglia, la divisa, pantaloncini e top per Irene, che prova a cercare il 1,65, Garbo, famiglia di multiplisti, il Davis, sta facendo il decathlon, lei l'eptathlon, non ci sarà famiglia che fa più gare in questi 2 giorni. Peccato, era migliore questo terzo tentativo, ma con le gambe, i piedi, abbatte l'asticella, rimane 1,62 sul risultato. Adesso riposo prima della terza gara, quella del peso, che sarà alle 15 circa. Adesso ci prova quella che sta diventando la favorita della gara, Annalisa Pastore. Ha subito punti negli ostacoli, ne rimonta nell'alto rispetto a Matilde Carboncini, loro due le principali protagoniste. E non va quindi solo Favaretto e Leonora sopra l'1,65. Mentre nell'altra pedana, con in teoria
a crediti più bassi. Ottima prova di Beatrice Carpinello, battaglio costorino, che si è già migliorata con 1,59, fra poco andrà all'1,62, mentre da Tallinn Sara Zabarino in finale. Brava Sara, mostra già bellottista. Rimangono fuori le altre due, Casadei e Visca. Dicevamo, Beatrice Carpinello recupera punti importanti per lei, che non era in teoria ottima specialista in questa gara dell'alto. Tanto supera anche l'1,62. Gran miglioramento per Beatrice Carpinello, tanti punti in più. Questo è il martello. Isabaio, Sofì Passoni, per adesso per lei 43,04, che non la vede in finale. Dovrebbe migliorare il suo primato personale nettamente per provare ad accedere alla finale. Non ci riesce, ragazza di Kakashi. Terzo ed ultimo turno di salti di qualificazione. Questa è l'1,65 di Favaretto. L'errore. Primo errore. All'1,68, perdono, di Leonora Favaretto. Sembrava neanche molto convinta. 1,65 era già il personale. E provare ad andare più su, forza, Leonora. Come lo ha fatto Beatrice Carpinello, battaglio costorino, arrivata qua con 1,57, ha già saltato 1,62, adesso avrà l'1,65 pure lei. Questa inquadrata invece è la martellista dell'Atletica Lugo, Giorgia Strazzari, che dopo due nulli mette un lancio a referto, non basta per la finale, ma è arrivata qua con 45,68. .43,05 per Strazzari. Adesso sarà la volta della protocolli di L'Aquila, Martina Nardis. Tanto errore, 1,65 per Carpinello, mentre vi raccontiamo qualcosa del peso del Decathlon. Nella serie con gli accrediti più bassi si comporta molto bene Ruben Del Pezzo, 10,88, davanti a 10,68 di Filippo Stasio, che stabilisce un altro personale, ragazzo della Sport Race, al primo lancio. In forma, ragazzo della Sport Race, bene anche Carugati, che pesista non è, arriva vicino al personale 10,42. Nella serie dei migliori, invece, primo turno di lanci appena terminato, Alberto Nonino 12,18 d'apertura, diciamo che può fare meglio, così come Francè. L'apertura invece di Demo è a 12,70, 46 centimetri dal personale, quindi non male per il ragazzo che è in testa alla gara del Decathlon dopo due gare. Visto intanto Martina Failaci, nullo per ragazza e costorino, che è terza con 51,76. Adesso sarà la volta di Anna Chiara Anitrano, mentre Carpinello 1,65, seconda prova, non è così lontana nonostante sia già migliorata di tanti centimetri. Ecco la ragazza atletica Trento in pedana nel martello. Vi diciamo a Radio Cronaca che Leonora Favaretto ha a disposizione il terzo tentativo, 1,68. Per Anitrano, peso in gabbia, meglio, martello in gabbia, perché al peso è attaccata la corda con la maniglia. E adesso va in pedana la bionda
della Fiamme Gialle Simoni. Giulia Rossi è in testa con 55,07, ma ragazza che quest'anno ha lanciato fino a 61,32, vuole allungare per togliersi dall'impiccio di una classifica molto corta. Il lancio allunga, non ancora vicino alla fettuccia dei 60, ma prende ancora qualche metro di margine. Attenzione, perché potrebbe succedere di tutto in questa gara ancora. Tanto finita la gara di Favaretto nel salto in alto, ha ancora una prova a disposizione Carpinello. 55-78, allunga leggermente, non quanto la possa far sentire tranquilla, ma comunque dalle parti di una medaglia. Poi il colore deve essere deciso. Questi è Vanessa Vogaro, Fondazione Bentegodi di Verona, per ora quindicesima, deve allungare, mentre vediamo da Tallinn buone notizie. Aurora Berton passa il turno, così come Leonora Ricci nelle batterie dei 200, andranno in semifinale. E fra poco Dalia Caddari, la migliore delle azzurre, una delle favorite, farà il suo debutto con la batteria. Questa è Vanessa Vogaro, che attende l'ok per il via dai giudici. C'è qualcosina da sistemare, perché c'è un martello attaccato alla gabbia. Nel peso, mentre si toglie dalla gabbia il martello che è rimasto, ecco qua, inquadratura. Questo è Luca Bortolazzi. Abbiamo visto il lancio di Bortolazzi, adesso Gabriele Angelo Erba terminerà il secondo turno di lanci della serie numero 1, quindi quella con gli accrediti più bassi. Si è migliorato del pezzo, 11,90 per il ragazzo dell'Atletica Agropoli, primato personale. Questo è Erba, come vedete nell'altra pedana, invece quella più lontana rispetto a noi, ci sono protagonisti. Nel invece serie migliore Guglielmo Montefalcone, 12,84, primato personale anche per ragazzo della Sport Race, così come per Alessio Santini, 12,45, gran forma ragazzi della Sport Race. Allungato a 12,19 Alberto Nonino, che comunque è a oltre un metro dal personale. Vediamo altra parte Lorenzo Cordera, sono inquadrate le due pedane, più vicina, più in basso è la pedana con gli atleti accreditati dei personali più bassi, quella più in alto, quella degli atleti con i personali più alti. Fra poco andrà in pedana Davis Garbo, che deve migliorare il suo 11,32. Lo vedete con la maglia del ...11,32 per adesso, lui che è capace di 12,70, mentre è ricominciato il lancio del martello. Non si migliora, ma non supera i 12 metri Davis Garbo,
nel martello, siamo all'epilogo dei tre lanci di qualificazione, mancano una decina di lanci, ma adesso torniamo al peso. Dopo Davis Sgarbo sarà la volta di Stefano Demo, da tenere d'occhio il ragazzo atletico canavesana, 12,70 per adesso, lui che ha un personale 13,16, già fatto 100 e lungo molto molto bene, 11,90 intanto il risultato di Davis Sgarbo, e va in pedana Stefano Demo, lo vedete leggermente dietro l'ombrellone, il ragazzo dell'atletica canavesana. Questa è invece la pedana del salto in alto, dove si è terminata la gara dell'heptathlon. Un 65, molto bene la Carpinello, fonti importanti. Abbiamo visto il lancio di Demo in questo momento, non male, le parti dei 12 metri abbondantissimi, esulta, potrebbero essere anche 13, sta cercando di trovare accordi per svolgimento anche il peso dell'heptathlon oltre che l'alto, e manca pochissimo alla composizione e presentazione della finale del martello allieve. Non ho dubbi che Roberto sia già alla pedana, alla gabbia del martello, dove tra poco si vedrà lo svolgimento della finale. E quindi ritorniamo al peso, dove abbiamo visto Simone Bianchi, 12,28, si è migliorato il ragazzo della Corrin Time, personale anche per lui, personale importante per Stefano Demo, che sta facendo un decathlon straordinario, 13,57 al secondo lancio, mette là punti importanti per il titolo, deve reagire Nonino, che è inquadrato proprio in questo momento. Per adesso 12,19 per il ragazzo della Malignana Libertas Udine, deve lanciare più lontano se vuole rimanere in lotta, e gran lancio, molto bene, bella reazione di Alberto Nonino, di carattere il ragazzo Malignani, così a occhio e da primato personale anche il lancio di Nonino, e la sfida andrà avanti, tanto il 5 con Alessandro Augenti, piombinese, guarda il tabellone per la misura, il ragazzo, mentre vi diciamo da Tallinn, Kaddari, 13,29, non è personale, ma comunque rimane in scia, Nonino, ormai dovrebbero essere qualcosina più di 100 punti di vantaggio per Stefano Demo, ma mancano 7 gare, quindi tutto aperto. La prossima sarà il salto in alto, che potrebbe cavare un solco alle ore 15, ma prima c'è da terminare quest'ultimo turno di salto.
di lanci nel peso, nel salto in alto, tanto per darvi un'idea, il migliore è ancora Stefano Demo, che ha un 1,95 quest'anno, come Alberto Nonino, sarà ancora duello. Questo è Santini che annulla il lancio, rimane col 12,45 del primato personale, il ragazzo della Sport Race che lascia la pedana al compagno di colori, Guglielmo Montefalcone, che già ha raggiunto il primato personale al lancio precedente, mentre Ruben Del Pezzo, Agropoli, nell'altro gruppo si è migliorato ancora, ancora personale per lui, oltre i 12 metri. Ecco Guglielmo Montefalcone, 12,84 del personale al secondo lancio, lui che è arrivato qua con 12,48. Ecco Montefalcone, mentre nella gara del martello siamo agli ultimi lanci di qualificazione. Bel lancio di Vanessa Talacci, attenzione, a 55 metri ragazza atletica estense, siamo da quelle parti, forse qualcosina meglio. La medaglia d'oro virtuale, cioè provvisoria, è a 55,78 di Giulia Rossi. 55,33, si migliora la Talacci, personale per lei, non basta per il primo posto. Terza due anni fa fra le cadette. Questi invece è Augenti, centro atletica Piombino, 12,29 adesso, fino a questo momento per il piombinese. Siamo agli ultimi lanci della gara del peso, poi i ragazzi si riposeranno fino alle 15, annulla il lancio Augenti, ne mancano 6, poi finale del martello, siamo agli ultimi lanci di qualificazione, poi le prime 8 per la finale. Sotto il sole di Rieti, non oso immaginare la temperatura al sole, già qua in cabina c'è, vi assicuro, un gran bel caldo. E in pedana ci va Emanuele Pancaldi, Pontevecchio Bologna, che in teoria è miglior pesista, ma per adesso non l'ha dimostrato. Eccolo Pancaldi, 12,38 al primo. E va sopra la fettuccia di 14 metri da quelle parti per confermare di essere il miglior pesista, anche se quest'anno aveva lanciato a 15,20. Il ragazzo della Pontevecchio Bologna. Andiamo a vedere il risultato mentre si prepara Lorenzo Cordera, piemontese dell'Atletica Strambino. 13,96 per Pancaldi, prende la leadership provvisoria della gara del peso. Vittoria parziale. Cordera. Terzo lancio per lui, 12,56 fino adesso. Lui che è capace, è stato capace quest'anno di più di 13 metri. Non oggi. Rimane, penso, a 12,56, miglior lancio del ragazzo piemontese. Fra poco, Davis Garbo, lancio importante per la classifica provvisoria del Decathlon. Lui 11,90 fino a questo momento, è il ragazzo da 12,70, quindi potrebbe essere in procinto di recuperare ancora qualche centimetro, e ogni centimetro vale qualche punto. Non penso con questo lancio. Rimane attorno all'11,90 sua miglior prestazione. Adesso vedremo la risposta di Stefano Demo.
Stefano Demo 13,57, stabilito il personale di una quarantina di centimetri. Proverà probabilmente a migliorare, 12,51 intanto per Cordera prima, adesso Garbo sotto i 12 metri, 11,79. E Stefano Demo, dovrebbe essere lui ad andare in pedana, prova a caricarsi, ha già fatto il personale al secondo lancio, prova a cercare qualche centimetro in più. Il ragazzo che per adesso non solo è in testa, ma sta dominando il decathlon. Vero che ogni specialità fa storia a sé, ma le prime tre per adesso vedono il ragazzo della Canavesana in vantaggio di più di 100 punti sul principale avversario Alberto Nonino. Il terzo lancio ancora lungo, non quanto vorrebbe, annulla il lancio, rimane a 13,57 il suo miglior lancio. Adesso Vicere e Bianchi. Vicere per adesso in classifica parziale, era messo benino, non è gran lanciatore. Vediamo in pedana adesso, 11,24 per adesso per lui. Poi ci sarà Simone Bianchi e sarà terminata la gara del peso, che nell'altra serie ha visto miglior lancio Ruben Del Pezzo, 12,11. Miglior personale per il ragazzo dell'Atletica Agropoli. Ma torniamo a Vicere, mentre nel martello a lieve siamo alla finale. Poco saranno, ci volevano 48 e 41 per entrare in finale quelli di Alice Lazza. Ho detto dalle parti dei 48 abbondanti, quel lancio con tecnica rotatoria Vincenzo Vicere. Per lui l'11.24 forse migliorato proprio in chiusura di lancio, qualche punticino da raggranellare in questo terzo lancio. 11.69, bene, vicino al personale, qualche punto in più che si aggiunge al suo mucchietto. Fra poco Simone Bianchi. Ed eccolo Simone Bianchi, stabilito il personale a 12.28 al secondo lancio. Lancio, come si suol dirsi, d'ignoranza, ancora dalle parti di qualcosina più di 12 metri. Quarantatré, si migliora. E quindi si chiude la gara del peso. Dovremo avere i risultati del decathlon, dell'eptathlon dopo due gare. Pardon, mettiamo il peso, sì. Ok. Questo è il riassunto con Pancaldi, il nuovo primato di Demo davanti a Nonino, allunga grazie a questi centimetri lanciati in più. Bene, Montefalcone, quarto, 13,06. Poi Cordera, Santini, Bianchi, Augenti, Garbo e gli altri. Dovremo avere anche l'altra serie del peso, del decathlon. Serie, diciamo, con i lanciatori meno possenti. Ecco, Del Pezzo al personale, Atletica Agropoli 12-11. Non so se già la classifica dopo tre gare, ma sicuramente c'è quella dopo due gare dell'eptathlon, dopo l'alto. Quella femminile che dice di un qualcosa di importante, perché Carboncini ha perso molti punti in questa gara e Carpinello con quel suo bel salto in alto è passata in testa, ma attenzione soprattutto a Pastore che è tornata sotto a Carboncini e poi Garbo, Berga, Favaretto, gara molto molto serrata. Questo è il completamento della classifica parziale, ma dovremmo avere anche forse il decathlon dopo tre gare e poi andremo con la finale del martello. No, queste ancora due gare. Niente, aspettiamo un aggiornamento fra pochissimo perché deve essere ufficializzato il risultato del peso. Fra poco. Mentre possiamo vedere le finaliste del martello. Cioè la classifica del martello dopo tre lanci, serie numero 2. Tutte da là sono venute.
tutte da là, con il miglior lancio 55. Eccola, le prime 8 vanno in finale. Rossi, vedete, molto serrato con Talacci, poi fai Lacci, le altre. E attenzione perché Lazzarato, che era una delle favorite, quest'anno ha lanciato a 60 e 40, solo sesta, 50 e 37, ma potrebbe trovare in qualsiasi momento il lancio. Fra poco le vedremo inquadrate, le finaliste. Stanno portando per la presentazione e per un altro supplemento d'abbronzatura per loro, così come per l'arbitro al martello. Eccola inquadrata la pedana del martello, fra poco le 8 finaliste, non c'è gran sorpresa se non abbiamo detto Lazzarato, che è sesta, arrivata qua da buona favorita, la campionessa italiana cadette di 2 anni fa, argento lo scorso anno qui a Rieti. E allora vi presentiamo le finaliste del martello lieve, giudice, arbitro Stefano Peron. Iniziamo dall'ottavo risultato, 48-41, che è Alice Lazzaro, Cus Pavia, Noemi Carminati, Pro Patria, Busto Arsizio, 48-77, qualificazione. Laura Lazzarato, Atletica Melegnani, Libertas Udine, 50-37. Melissa Casirachi, Team Lombardia, 51-54. Carol Agnese Yvonne Azov, Atletica Firenze Marathon, fino a questo momento 51-67. E quindi Marta Failaci, Battaglio Custorino Atletica, 51-76, un solo lancio, il primo. E quindi ancora Vanessa Talacci, Atletica Estense, 55-33. Con il miglior lancio va in finale, 55-78, Giulia Rossi, Fiamme Gialle Simoni. Lazzaro in pedana, avanti. Si comincia con la pedana del martello, i 3 lanci di finale, 24 lanci che assegneranno, che definiranno la classifica finale. Per adesso abbiamo vista poco fa. Questo è Lazzaro, a Pavese, che lancia ancora dalle parti dei 48 abbondanti, mentre strani personaggi si aggirano in questa cabina. Andiamo a vedere l'ufficiale di Lazzaro, arrivata qua con 49,57 di accredito, che lancia comunque sempre lì da quelle parti.
47-89. Fettuccia che forse non è così precisa. Adesso Noemi Carminati, Pro Patria Busto, 48-77 l'apertura al suo miglior lancio. Per la ragazza che ha stabilito il suo personale proprio con 48-77, 10 centimetri più lontana di quanto avesse lanciato quest'anno. E niente da fare stavolta. Nullo per la ragazza Pro Patria Busto. Adesso attenzione a Laura Lazzarato. Malignani Libertà Sudine è arrivata qua con la seconda misura dell'anno e vediamo, perché per adesso 50-37, poi due nulli. 50-37 in sicurezza, poi ha provato a cercare la misura e adesso supera i 50 metri ma non così di tanto. Non è lancio che la possa portare sul podio importante, quello a tre. Ragazze, saliranno tutte sul podio, agli allievi il podio a otto. L'ufficiale di Lazzarato 51,39, non migliora la posizione, migliora di un metro abbondante la prestazione, ma rimane sesta e lascia in quinta posizione Melissa Casiraghi, che andrà in pedana adesso, la ragazza del team Lombardia, al personale con 51,54 al secondo lancio. Bene, bella gara per adesso per la ragazza, che però è a 22 centimetri da medaglia di bronzo. Non basta questo per prendersela. Ma serie molto solida quella della ragazza del team Lombardia, con una punta 51-54 che per adesso la piazza quinta. Sono in 37 centimetri in 4 in lotta per il bronzo. Grande equilibrio, mentre 40 centimetri, 45 fra la prima e la seconda. Azov, di Firenze Marathon, un bel carattere la ragazza della Firenze Marathon, due nulli e poi un lancio a 51,67 al personale. Non è stata lì a traccheggiare, questo è più corto. Dopo i due nulli non è che è stata lì a pensare di provare sicurezza, no. Esploso il 51,67 del personale, che per adesso le vale la medaglia di legno per soli 9 centimetri. Terza c'è la piemontese del Battaglio Custorino, Marta Faillacci, che ha lanciato lei pure al personale 51,76. Poi ha provato a esagerare nel secondo e nel terzo lancio, due nulli, ma può rischiare, ma niente da perdere, ha già fatto ampiamente il suo, però deve provare ad andare più lungo per mettere al sicuro quella che per adesso è una medaglia di bronzo, solo provvisoria, e con altre tre ragazze ad insidiarla nel giro di 40 centimetri, scarsi, 37 per la precisione. Nullo. Terzo nullo della gara per lei, ma quel che conta è il 51-76 di apertura, che per adesso la pone in terza posizione. Adesso Vanessa Talacci, atletica Estense, due lanci dalle parti di 55 metri con il migliore a 55-33 del primato, che la portano al secondo posto a 45 centimetri dal primo, che per adesso è di Giulia Rossi. Giulia Rossi è ragazza da 61, però per adesso 55-78 Talacci, quarto lancio per la ragazza emiliana, atletica Estense. Comincia il suo giro che si accelera sul finale, buon lancio, siamo lì, siamo dalle parti della lotta per l'oro. Gara molto consistente quella di Vanessa, già di bronzo agli italiani cadette due anni fa,
apre le, le braccia, perché dice ancora personale ma non basta per loro. 55-43 dovrebbe essere il lancio. 55-43, eccolo. Quindi a Corcia, 35 centimetri da loro, che per adesso è di questa ragazza qua, Fiamme Gialle Simoni. Lo sfizio di un pantaloncino con il bordo rosa fluo. E un lancio stavolta più lungo. Non dico che metta in freezer la gara, ma metti un'ipoteca importante sul titolo italiano. La ragazza che lo scorso anno fu quarta, è stata d'argento 2 anni fa fra le cadette. Andiamo a vedere la misura, dovrebbe essere oltre i 58 metri, 58,45, brava Giulia Rossi. Quindi buon primo lancio di finale per diverse ragazze, si ricomincia dal giallo e blu del Cuspavia, Alice Lazzaro. Alice Lazzaro, Cuspavia, alla ricerca di un miglioramento, nullo il quinto lancio. È peccato perché era lungo, ma bandiera rossa. Niente da fare in questo lancio per lei. Non è mica Arminati, provate a busto. La prossima, in pedana. Tarda ad arrivare la ragazza lombarda. Eccola, Noemi. Pro Patria Busto. ...48-77 del primato lanciato al primo lancio. Nullo pure per lei. E adesso colei che in teoria può insidiare la prima posizione di Giulia Rossi, perché quest'anno ha già lanciato oltre i 60 metri, a 60,40. Scorso anno fu d'argento, ha già vinto un titolo italiano fra le cadette 2 anni fa, Laura Lazzarato. Atletica Malignani, Libertà Udine. Udine dalla gran bella tradizione nel lancio del martello. Ecco qua Lazzarato, un po' lenta la sua azione, trova la gabbia, non sembra nella miglior condizione la ragazza friulana che lascia la pedana a Melissa Casiraghi, che è quinta alla ricerca del bronzo, che sta molto più lontano. Ci ha fatto il personale a 51-54 al secondo lancio, lo vedete, grazie del team Lombardia. Martello che vola e va molto lontano, e la bandiera è bianca, primato personale per Melissa Casiraghi, e lancio che per adesso dovrebbe valere il bronzo. Si migliora ampiamente Melissa Casiraghi, e la vedete che corre a dire qualcosa al coach, forse anche a festeggiare un po'. 54 metri abbondanti, andiamo a vedere l'ufficiale. 54-46, brava Melissa. Terza posizione agguantata con un gran bel lancio a un metro dall'argento. Qualcosa di meno. Carola Niasivona Zove, Firenze Marathon, che invece la piazza un po' sotto i 50 metri, rimane a 51,67 il suo miglior lancio. Con la inquadrata la ragazza della Firenze Marathon, che comunque già
ha stabilito il personale. Mentre scesa dal podio Marta Faillaci, Taglio Custorino. Personale in apertura per lei e poi tre nulli. Deve allungare ulteriormente e un bel po' se vuole la medaglia. Se vuole la medaglia delle tre più importanti. La medaglia ce l'avrà. In otto la prendono ai campionati italiani allieve. Eccola in pedana. Piemontese. Faillaci. Marta. Battaglio Custorino Atletico. Società storica con la sede al Stadio Ruffini, teatro non solo di tanti campionati italiani, sia di categoria che assoluti, ma anche di un indimenticato meeting internazionale di gran bel livello. Purtroppo ormai da qualche anno non si svolge più. Adesso Vanessa Talacci, estense, 55-43 per lei del personale, deve guardarsi le spalle da una Melissa Casiraghi in gran condizione e chissà, magari andare a cercare i tre metri che le servirebbero per agguantare l'oro. Il lancio è buono e Bianco riesce a stare in pedana. Siamo ancora là, dalle parti dei lanci, una serie molto solida per Vanessa, si è migliorato diverse volte, siamo sempre là, 55-41, vedete, questione di centimetri veramente, e l'area intanto si fa sempre più pesante a Rieti, non sembrano sentirlo le martelliste che stanno lanciando forte. Pedana Giulia Rossi che comanda con 58-45. Se vuole mettersi al sicuro deve lanciare ancora un po' più lontano, che se per adesso le altre non sembrano averla avvicinata. Nullo, non con questo, col martello che rimane appeso alla gabbia. Scende grazie all'intervento del giudice il martello della ragazza delle Fiamme Gialle Simoni. Ultimo turno di lanci per questa gara, poi ci sarà un po' di pausa. Entreranno in pedana i protagonisti della prima serie del martello uomini, due serie anche per loro. Alice Lazzaro, ultimo lancio di gara per la ragazza del Cuspavia. Non sta in pedana, nullo, era lungo ma non riesce a tenere la pedana. Finisce il suo campionato italiano in ottava posizione Alice Lazzaro, adesso Noemi Carminati, Pro Patria Busto. Altro buon lancio per Noemi Carminati, mentre chi è sulle tribune fa il tifo, come è giusto che sia. Si è sentito qualche urlo. Siamo dalle parti del primato per Carminati, dovrebbe essere intorno ai 48 metri il lancio, 48-77 primato al primo lancio, rimane là. Adesso Lazzarato, ultimo lancio per quella che è arrivata qua come una delle favorite, sesta fino adesso. Ragazza che non ha trovato il miglior smalto di quest'anno e nullo anche il sesto lancio. Chiude sesta con 51-39 a Lazzarato. Avrà tempo di rifarsi nella sua carriera
La ragazza della Manignani Libertas Udine, adesso Melissa Casiraghi, Tiema Lombardia. 54-46 di un primato demolito al quinto lancio, per adesso è di bronzo. Chiaramente adesso proverà a giocare il tutto per tutto, l'argento è a meno di un metro, non semplice migliorarsi ancora, ma ci prova, osa, prende la rete, per adesso non può che essere non soddisfatta ma soddisfattissima della sua gara, primato personale alla grande di più di 4 metri e medaglia di bronzo. Immagino inaspettata, ma ancora mancano 4 lanci. Prima è Carolagne Sivon Asove, anche lei al primato personale, la ragazza dell'Atletica Firenze Marathon. Vediamo, nullo l'ultimo lancio. Adesso Marta Failaci, l'ultimo assalto al podio per la ragazza del Battaglio Custorino, che è quarta. Poi il duello per l'oro, che per adesso è al collo di Giulia Rossi. Failaci, ultimo lancio per piemontese. Deve migliorarsi di 3 metri, qualcosina di meno, se vuole il bronzo. Non semplice, ma ci prova. Si ferma nella sua rotazione. Riparte. Ci pensa. Cerca la miglior concentrazione. Lei che ha lanciato a 51,76, poi 4 nulli. 51,76 è il primato per Marta. Stavolta è valido, ma l'annulla lei perché il lancio era più corto. Rimane col 51,76 d'apertura. Quarta posizione per Marta Failaci. Adesso fra Giulia Rossi e il titolo italiano c'è Vanessa Talacci, Atletica Estense, che era stata di bronzo fra le cadette del 2019. Per adesso uno splendido e splendente argento per lei, condito da un primato personale a 55-43, una serie con ben 3 lanci sopra il vecchio primato, molto solida, tenta il tutto per tutto, è ancora da quelle parti lì, non basta per l'oro. Gran bella gara comunque per Vanessa Talacci, la campionessa d'Italia è Giulia Rossi. E chiude con 54-11 Vanessa Talacci, lo vedete anche nella sovraimpressione, la bella serie, serie migliore per una delle favorite. Giulia Rossi è arrivata qua col miglior accredito, mantiene le promesse con per adesso il miglior lancio a 58,45, ultimo lancio di gara per la ragazza dal bordino rosa flue dei pantaloncini, la ragazza delle fiamme gialle Simoni, bionda, che chiude con un altro lancio ben oltre 50, ma poco racconta alla gara di Giulia Rossi questo, se non che il 58,45 del quarto lancio le consegna il titolo italiano allieve. Adesso dovremmo avere la misura di Giulia Rossi e anche la classifica finale di questo lancio del martello, mentre nel campo si intervista Giulia Rossi. Vediamo un po'. Ecco il risultato, 53-51, che non dice niente di più, ma abbiamo la classifica finale del martello con la Rossi che vince davanti a Talacci e Casiraghi, poi Failaci, Azzove, Lazzarato, Carminati e Lazzaro, poi Mbongo, via via. Le altre per quello che riguarda noi, pausa.
rimaniamo in diretta alle 14. Martello uomini, martello allievi. Queste sono le altre della serie numero 2. Poi invece si dovrà aspettare le 15 per il peso dell'eptathlon e l'alto del decathlon. Dobbiamo avere, ecco, via,